Proprio un mese fa era previsto in calendario per la 17ª giornata il match Genoa-Bari, ma l'ondata di gelo abbattutasi sul nord Italia causò il rinvio di alcune partite. Per la gara in questione però tutto era stato risolto con le squadre di operai e spalatori del comune di Genova e con il tempo resosi in quelle ore molto più clemente sulla Liguria. Eppure non si giocò. Una decisione che secondo qualcuno fu orientata dai padroni di casa che in quella circostanza si sarebbero presentati stremati dall'impegno di Coppa e decimati da infortuni. Illazioni? Chissà. Quella partita si doveva disputare, l'arbitro, ci fu un errore, l'arbitro non andò sul campo perché da regolamento è l'arbitro che decide se si gioca, se si può o non si può giocare. Purtroppo l'arbitro non si è presentato perché fu dato l'ordine di non presentarsi e questo c'è stato, è l'errore che c'è stato. Ma veniamo alla gara. L'allenatore Ventura punta soprattutto a recuperare la sua squadra dal punto di vista nervoso e fisico dopo il grande impegno profuso contro l'Inter. È vero, non abbiamo oggi, pensavo che avessero recuperato di più, invece non hanno ancora recuperato. Probabilmente abbiamo dato molto sul piano fisico, ma soprattutto sul piano nervoso, quindi abbiamo bisogno di altre 24 ore. Poi in base a chi avrà recuperato schiereremo una formazione e dopo 3 giorni ce n'è un'altra che è forse ancora più importante con il Bologna. Quindi. Non si fida di questo Genoa che stenta un bel po'? Il Genoa stenta fuori casa, in casa è una macchina da gol, in casa a parte con l'Inter, cioè, ne ha perse, ha avuto un po' di difficoltà con il Parma che ha pareggiato. Poi ha fatto una marea di punti, li ha fatti quasi tutti in casa, perché c'è la Nord che spinge, perché è una squadra che viene trascinata dal proprio pubblico, perché è una squadra che in casa quasi mai ha toppato, perché in squadra è una squadra che è estremamente aggressiva e determinata, quindi è evidente che se non sei assolutamente predisposto a un approccio particolare rischi di essere travolto.